Questo programma è offerto da Abba Luxury Estate. Buonasera e benvenuti all'appuntamento numero 17 di Pallavolea anno secondo. Non bastava il Covid, ci sono adesso altri pensieri che occupano le nostre menti e non solo la mia, ma quelle di tutti. Cercheremo di distrarci per un po', per un'oretta e mezza, e parlare solo di pallavolo con l'appuntamento settimanale. E allora ringrazio e saluto i nostri ospiti che sono Tommaso Fabi, centrale della Sieco Service in Pavia d'Ortona. Benvenuto Tommaso. Ciao a tutti, grazie. Tommaso, che ho scoperto che è grande amico anche dell'altro ospite, Matteo Bertoli, che conosciamo tutti da tempo in Abruzzo per aver lasciato il segno. Matteo, buonasera. Naturalmente adesso come schiacciatore dell'Abba Pineto. Siccome sta in macchina, quindi qualche volta potrà pure magari interrompersi il collegamento. Matteo, approfitto per fare le condoglianze. Sì, scusate per l'inconveniente. Sì, sì. C'è una situazione, diciamo, luttuosa in famiglia in questo momento, o meglio della ragazza, a cui facciamo sicuramente le nostre condoglianze. E per quanto riguarda il terzo ospite, si tratta di Chiara Biesso, veneziana di Mestre, per essere precisi, sì. La bravissima centrale della Teatina Chieti, che viene da due successi consecutivi. Allora, sì. Prima di passare allo spot principale, quello super come si dice, voglio ricordarvi che dalla settimana prossima fino alla fine della stagione, quindi giugno inoltrato sicuramente causa Covid, Pallavolea andrà in onda sempre regolarmente ogni mercoledì alle 21 sul canale 14 di TV6, quindi non più di giovedì, non ci saremo più il giovedì. E a proposito, per quanto riguarda in grafica, vediamo gli appuntamenti che ricordano gli incontri, quelli della tua squadra, Tommaso Fabi, dell'Impavide sul canale 14 ogni lunedì alle 16.30 e quelli dell'Abba Pineto sul canale 287 lunedì alle 20.30 e il martedì sempre alle 20.30 una gara di Serie C sul canale 287. Passiamo al super spot e poi andremo con i titoli, via. Il vero pregio di una residenza è il rispetto della terra che la ospita e di chi questa terra la vive. Perché ci sentiamo a casa solo quando la bellezza diventa equilibrio. Investiamo. Perché soltanto insieme possiamo costruire relazioni profonde come il mare, come le nostre radici. Di cosa abbiamo bisogno, in fondo, per essere felici? Di orizzonti sempre nuovi, da chiamare casa. E allora riprendiamo con i titoli, partiamo subito con la Sieco, andiamo anche un po' di corsa perché Tommaso ci dovrà lasciare in anticipo, poi faremo la stessa cosa con il buon Matteo Bertoli, anche lui ha un altro impegno. Allora, per quanto riguarda la tua squadra, Tommaso, Sieco, un bel tuffo nel Lago Negro, giù il cappello, chapeau, complimenti veramente perché state andando molto forte e come ho già detto l'altra settimana sareste primi in classifica in giro di ritorno con 15 punti, pazzesco, vale a raccontare. Purtroppo non è così per il Pineto che subisce la quarta sconfitta stagionale, la seconda interna. Del Pineto non c'è traccia, KO e Serataccia. Naturalmente il riferimento è a ieri sera quando si è giocato il recupero pazzesco, incredibile a dirsi, perso 0-3 contro il Porto Maggiore, che è un'ottima squadra, ha giocato benissimo, non ha sbagliato niente, tutto quello che sappiamo, poi ne parleremo naturalmente con Matteo, però insomma del Pineto non c'è traccia se non in qualche frammento. Il riferimento era partita solo di ieri, però l'altro appuntamento precedente pure in trasferta è stato vinto contro il Garlasco, va ricordato anche questo, ci mancherebbe, con un secco 3-0. Pensiamo a tutte e due le gare che sono con un segno antitetico. Per quanto riguarda invece la nostra Chiara, Nero Verdi altro successo con la firma della Biesso. Va bene Chiara?
Va benissimo. Ci hai messo tanto di firma, sei veramente molto brava. E allora adesso scendiamo per quanto riguarda i titoli di categoria, andiamo in B2 dove Teramo corazzata senza pari in rimonta e spugna pure Bari. E non era facile con un 3-2 faticosissimo, ma siamo all'undicesima vittoria su 11 partite, di più non si può. E allora andiamo a un derby sempre di B2, vinto dalla Cetias Montesilvano con la Dannunziana, a cui abbiamo dedicato questi due versi. E allora, per quanto riguarda questo, è stato un derby da applausi scroscianti per la Cetias, tra parentesi Montesilvano, 3 punti pesanti. Dunque la squadra di Achini ha vinto un derby importantissimo, soprattutto per la classifica, inguaiando le cugine pescaresi. E allora ripartiamo da te Tommaso, andiamo subito prima del quadro dei risultati che vi riguardano in A2. Gran gioia, finalmente una cosa buona, in casa di Pietro, dove il buon Luca, detto Fuochino, che conosci sicuramente molto bene, ha avuto dalla moglie Maria Teresa il figlio Edoardo. Quindi alla bella famigliola, compreso nonno Vincenzo dei Dragoni, i nostri auguri, che in versione differente giriamo anche al presidente Tommaso Lanci e a una storica figura impavidiana come Angelo Matricardi, là per ragioni differenti. Allora vediamo il quadro dei risultati della due maschile, settima giornata di ritorno. Mondovì Bergamo non è stata disputata, sempre per il solito motivo. Brescia-Siena 3-1, ma vi dico subito che il Siena in incredibile rimonta, ha battuto ieri sera nel recupero il Reggio nell'Emilia, perdeva 2-0, ha vinto 3-2, 16-14 nel set decisivo e ha guadagnato 2 punti purtroppo per l'Ortona. Quindi vedremo fra un po' la nuova classifica. Portoviro, Reggio nell'Emilia 2-3, questi sono i risultati domenica scorsa ovviamente. Santa Croce, Castellana Grotte 3-0, Secortona batte Lagonegro 3-1, 26-24, 20-25, 25-22, 25-21. Cantù, Motta di Livenza 3-2 e ha riposato il Cuneo. E allora vediamo la nuova classifica che vede al comando la formazione del Santa Croce con 40 punti, Bergamo 39, Castellana Grotte 35, Cuneo 33, Regione Emilia 29, a 28 il Lago Negro, 27 Motta di Livenza, che sarà la vostra prossima avversaria, occhio vi raccomando. Per quanto riguarda il resto, la zona calda comprende Brescia e Cantù a quota 23, Portoviro 22, ecco qua la Secortona che balza a quota 20, Siena 16 con i 2 punti di ieri sera e Mondovì 10 punti. Allora, partiamo subito Tommaso senza perdere tempo, vedremo subito le immagini della vittoria importantissima, tutt'altro che semplice come era nelle previsioni contro il Lago Negro, dovevate vincere e avete vinto, grande festa a Ortona, compreso un pubblico che vi è stato molto molto vicino. Sì, assolutamente, è stata una bella festa, è stata una partita che ci voleva. Una partita che ci voleva, una vittoria che ci voleva, ma soprattutto alla vigilia poi di una serie di incontri difficilissimi di cui parleremo dopo. Allora, a che cosa attribuisci questo momento magico? È una domanda che ho rivolto anche ai tuoi compagni da un mese a questa parte, però sono curioso di sentire anche il tuo parere. Vai Tommaso. Tommaso, io ti ho detto quando ci siamo conosciuti che ti chiami proprio da ortonese nato. Non c'entri niente con l'Abruzzo. Da dove vieni tu Tommaso? Io dalle Marche, siamo vicini però. Dove? Dalle Marche. Ma dove? Da dove? Ah, Macerata. Precisamente Cingoli. Ah, Cingoli, come no? Ecco, non tutti la conoscono. Cittadina, come no? Sì. Però molto bella, chiamato... non tutti la conoscono, quindi è più facile sì, di Macerata. Molto bella, vabbè, le Marche sono bellissime. Sempre con comunque, in merito a quello che mi hai chiesto, sì, credo che... più che un magic moment, la vedo il frutto di un lavoro iniziato agosto, che purtroppo si trovano, io credo, non è un alibi, però non c'è un'altra squadra nel nostro campionato che ha giocato 4 partite con un palleggiatore, 5 con un altro e 8 con un altro, quindi credo che adesso iniziamo veramente a far vedere quello che è il nostro gioco. Ovvio, partire con un handicap così alto è difficile, perché fa sì che ogni partita non puoi goderti più di, penso, 24 ore il risultato la domenica. Visto che a dicembre avevi 2 punti,
Credo che questo momento dovrà finire il più tardi possibile, perché non possiamo permetterci niente, perché abbiamo visto ieri Siena, ci ricordiamo che Siena ancora manca di Mondovì, una partita indietro, e quindi sì. Qualcuno potrebbe errare vedendo la classifica e dire che effettivamente è così, che hai questi playoff a 3 punti, ma altrettanti 3 hai la zona retrocessione, quindi io la vedrei più obiettivamente. Ogni partita per noi sarà una finale da quella fine, questo penso. Senti, prima ho citato Vincenzo De Dragoni, vogliamo fare un saluto da parte tua a questi fantastici Dragoni che sono sempre splendidi. Cioè, anche quando ne sono pochi, magari nella giornata, non l'ultima partita perché ne erano parecchi, ma in alcune circostanze è anche capitato, sembra che ne siano 5 volte di no, più. No, assolutamente, c'è un calore al palazzetto assoluto, ma questo lo conoscevo io Ortona sia da avversario. Purtroppo lo scorso anno non ho potuto viverlo causa Covid, quest'anno inizio pian piano a godermelo partita dopo partita. Però e io posso confermarlo. Come? Sicuramente Teo lo può. E io posso confermarlo perché a Ortona c'è veramente un calore bellissimo, nel senso è stato veramente un piacere poterci giocare. Hai fatto bene con questa interferenza perché stavo proprio per porti questa domanda. Che ricordi hai di questo pubblico? Mi hai preceduto, sei stato bravo. Hai fatto tutto. Guarda, bellissimi, bellissimi, anzi, solo il rimpianto che purtroppo abbiamo dovuto abbandonare una bellissima stagione per colpa del Covid che purtroppo non ci ha permesso di continuare, ma è stato veramente uno degli anni più belli della mia carriera. Finché è durato e sono stato veramente benissimo e li ringrazierò sempre. Ti fa onore e a noi fa molto molto piacere. Com'è nata questa amicizia con Tommaso? Me lo spiegava prima di cominciare, poi ci siamo interrotti. E allora? Ah, abbiamo avuto la fortuna di poter giocare insieme per un periodo e poi col Tuscania, esatto, che poi io sono rimasto solo 3 mesi perché poi avevo fatto un'altra scelta, ma poi siamo proprio diventati amici e il legame è rimasto. Quindi insomma ci sentiamo. E ci diamo sempre fastidio quando possiamo, ora in un'intervista non possiamo spiegare bene come, ma no, da amici, a berci una birretta, il terzo tempo c'è sempre. I dettagli li lasciamo, esatto. Però non vi può accomunare… Poi diciamo che Teo è un giocatore abbastanza competitivo, quindi non è mai… È un giocatore? Non è mai abbastanza competitivo, diciamo. Ah, competitivo, sotto beh, tutti sì. I punti di vista. Siamo perfettamente d'accordo, per lui, cioè anzi per la 3 è un lusso avere Matteo Bertoli in questo campionato dopo tantissima 2, ma al di là del ruolo che non è compatibile, c'è un particolare che vi accomuna, quello che stavo per dirvi, cioè tutte e due partecipate tantissimo e avete reazioni che si differenziano tra loro, cioè un po' più pacato Tommaso Fabi, però dentro di sé si vede che ha tanta voglia di fare, di rendere, di partecipare e soprattutto di contribuire in termini di grinta, però lo fa in maniera quasi soft, soffocata, ridotta, contenuta, contrariamente a quello che fai tu Matteo, che sei esplosivo ogni volta che fai punto, cerchi di caricare la squadra, ti arrabbi e fai. Guarda, bene. Se posso interromperti, credo, erro, che sia dovuto anche al fatto dell'esperienza, perché io tante volte vorrei fare, ma ho capito dopo da qualche anno che ancora non sono pronto a poter dare il mio massimo anche a livello di estro e rimanere concentrato alla partita, nei fini solo tecnici, mentre Teo, essendo un po' più grande, avendo avuto campionati di vertice alle spalle e tutto, credo che lui riesca a combinare le due cose, andare avanti, portare avanti la squadra e giocare bene, riesca a combinarle meglio. Io se esagero perdo il filo del gioco, quindi cerco sempre di limitarmi. Beh, hai trovato il tuo equilibrio, direi. È più bello, esatto, detto così, esatto. Che se no sembra, esatto, che ti poni dei limiti, ti faccio un po' da nonno. No, assolutamente, esatto. Ho trovato il mio equilibrio, la verità. Matteo non è che ci abbia 50 anni, ne ha 33, sbaglio?
Esatto, corretto, no, infatti mi sento giovanissimo. Beh, no, dicevo, campo. Scherzando. Salti come un grillo, Matteo, quindi grazie al cielo ne dimostri anche molto di meno. È una grazie. Forma fisica splendida. Allora, Matteo, però sei d'accordo con me che tu in mezzo al campo hai una rabbia, una grinta non comuni, diciamo così, perché... Sì, di solito nella pallavolo ci si esalta, ieri lo faceva Dordei dall'altra parte, per esempio, ogni punto urlava, non so se ve ne siete accorti in mezzo al campo. Assolutamente, è il mio modo di giocare, nel senso io trovo il mio, riesco penso a rendere il mio massimo lottando su ogni palla. Lottando sempre, e questa che può essere vista come aggressività è più, cioè io la vivo come voglia di trovare soluzioni, di dare il mio massimo, quindi non saprei giocare in modo diverso che... Matteo, ma è anche un modo per caricare te stesso e i compagni? Quello che tu adotti? Anche per dire ieri, che tanto prima o poi ci entreremo, cercavo molto una reazione che purtroppo non c'è stata, e non vedere lottare in alcune situazioni con me e i miei compagni di squadra non è stato il massimo. con tutti i miei errori e le mie colpe. Ieri purtroppo è stata una giornata per la squadra, però, insomma, questo lottare è parte del mio essere, di come sono come giocatore, quindi molti mi prendono in giro negli anni perché divento sudo, urlo, però così mi diverto, così riesco a dare il mio massimo. Si è estremamente preso dalla partita, si vede anche dalla fase del riscaldamento, se tu mi permetti. Ieri ti ho incrociato 3-4 volte per ricordarti l'appuntamento, non mi hai neanche guardato in faccia, eri talmente concentrato sulla fase di riscaldamento. Però lo dico io non mi accorgo di niente anche durante la partita, tutti vedono tipo, non mi accorgo di niente, sono proprio... lì, centrato, poi non abbastanza evidentemente ieri, però l'idea era quella. Si vede, ma questo ti fa onore, non è un difetto assolutamente, quindi vuol dire che sei super concentrato sulla partita. Tommaso, in suo modo di concentrarsi, negli ultimi tempi sta facendo veramente molto bene, lui viene anche da un infortunio, quindi insomma c'è stato un periodo così, però poi questa esplosione delle ultime gare va di pari passo con il rendimento della squadra. Torniamo a te, Tommaso, così poi ti libero pure, rivediamo il film della partita di cui stiamo seguendo le immagini. Allora, contro il Lagonegro, che era un'avversaria molto ostica, siete partiti benissimo fino al 9-5, poi hanno avuto una reazione loro con un parziale di 3-0 e via via il primo set si è snodato lungo un percorso abbastanza equilibrato fino al conclusivo vostro dal 24-22, però poi c'è stato un 24 pari che ci ha fatto tremare, poi l'avete conclusa a 26-24. Ecco, ancora qualche zona d'ombra va curata, va limata, ma io so quanto lavori Nunzio, perché lo conoscete tutti e due, sia tu che Matteo, che sia un lavoratore indefesso, che non, tra l'altro non si scoraggia mai, anche quando avevate solo due punti, non si è mai rassegnato, Tommaso. Assolutamente. Allora, per quanto riguarda questo primo set, quello che hai detto in merito, sono d'accordo. Allora, il Lagonegro è una squadra complicata, perché con dei fondamentali di muro e battuta importantissimi, quindi stargli dietro nel punto a punto non è stato facilissimo, però dalla parte nostra c'è da mettere che dopo il 20 abbiamo espresso un gioco migliore di loro, questo in tutti i set nella quale siamo riusciti ad arrivare alla parte finale più o meno con poca differenza o pari punti. Come dici bene, abbiamo lavorato tanto con Nunzio, abbiamo ricostruito tutto con l'arrivo di Ferrato, però non ci siamo persi d'animo, assolutamente, e questo credo che piano piano lo stiamo dimostrando anche in campo, perché sta tornando un po' quell'ortona che copre, che difende, che si sacrifica.
Chiara, verremo poi anche da te, non ci siamo dimenticati, abbiamo anche una bella intervista al mister Cristian Piazzese. Torniamo un attimo velocemente a te, Tommaso, perché nella seconda frazione, va bene, l'avete persa nettamente con un costante vantaggio degli ospiti lucani. Nella terza e quarta frazione è uscito fuori il meglio della tua squadra, che sta crescendo sensibilmente, e si è visto anche dalle battute finali, perché siete arrivati a 22 pari, non so se te lo ricordi, anzi veramente stavate anche sotto, 15 a 17. Da 22 pari avete fatto 3 punti consecutivi, conquistando il terzo set, è stato fondamentale anche per una specie di viatico per il quarto e ultimo decisivo set. 25 a 22, poi nell'ultimo set siete partiti malissimo, se ti ricordi 0 a 4, però immediato il riscatto, 4 pari, poi via via la partita equilibrata fino al 15 pari, poi siete andati avanti, ecco lì forse avete peccato, perché siete arrivati fino al 21 a 18, 22 a 18 addirittura, 23 a 19, e poi c'è stata la rimonta parziale degli ospiti e avete rischiato un po'. L'ultimo punto, ti ricordi chi l'ha fatto quello finale? Io. Ah, ecco, io te lo ricordo, ti ho fatto una domanda facile. Beh, con grandissima soddisfazione e gioia, perché battere il Lago Negro non era facile ed era soprattutto vitale, di vitale importanza per voi. Che perché se non avremmo battuto il Lago Negro sarebbe stata vana l'impresa fatta a Siena. Sì, quindi. È vero. Avete raggiunto quota 20, già vedere quel 2 è rassicurante, tranquillizzante, appagante, ma soprattutto in prospettiva vi deve caricare. Io adesso leggo un po' le cifre velocemente su queste immagini, però poi parliamo del futuro, perché ci sono diversi incontri di cui parlavo prima che sono durissimi da affrontare. Allora, con Lago Negro hai fatto 5 punti, però ne hai fatti di più nelle due partite precedenti. In attacco sei andato benino, perché 5 su 11 è pari al 45%. Pessoa, a proposito, come sta? Sta bene? Bene, solo un crampo. Erano solo crampi, ci ha fatto spaventare un attimo, che si è toccato dietro, sai, lì comincia a pensare ai flessori, bla bla bla, eccetera, eccetera. Io non faccio il fisioterapista, però insomma qualcosa ho imparato e mi sono molto preoccupato, perché a un certo punto è stato anche trasportato a braccio, ma secondo me vi state divertendo voi a tirarlo fuori. E allora il buon Pessoa, che ha sbagliato 4 battute, però ha realizzato 5 ace, quindi sta a più 1, un saldo attivo, 54 e 23 in ricezione, poi 13 su 29 in attacco, con 45% come te, è anche un muro vincente. De Paolo è stato secondo me tra i migliori, 58 e 48 in ricezione, 53% in attacco con 10 utili su 19, è un muro vincente. Buona la prestazione di Antonio, che tra l'altro è un giocatore talmente scaltro, ecco, uno che c'ha tanto mestiere come il buon Matteo Bertoli, credo che abbiano più o meno la stessa età. Antonio ha fatto un paio di punti di una bellezza unica, quella palla appoggiata, che è l'uso del muro, quando lui sa che non può schiacciare perché ha tante mani di fronte, si inventa sempre qualche cosa, e questo è dettato dall'età. Giusto Matteo? Quanto conta l'esperienza? Dall'esperienza, sì, assolutamente. Sì. A questi ragazzuoli qua bisogna insegnare tanto. Quando questi amici... capire quando l'ignoranza, che ci piace moltissimo, va evitata, magari per una situazione, una palla un po' diversa, e riuscire a giocare con lucidità e intelligenza, che spesso lo fa l'esperienza, ma anche a Tommy lo vedo fare ogni tanto. Poi li sto seguendo, mi sta piacendo molto come stanno giocando, e sono contento che siano usciti da quel brutto momento, via. Bruttissimo momento, certo. Allora, Tommaso, tu segui invece le vicende del nostro Matteo Bertoli? Sinceramente di A3 sto vedendo solo le partite del Pinedo, perché essendo qua vicino. Bravo, ecco. Le loro le seguo, e poi perché c'è oltre te, c'è Giancarlo, ce ne sono più di uno, sono abbastanza ragazzi che conosco. E in squadra mia ci sono altrettanti che hanno giocato per il Pinedo, quindi diciamo che il Pinedo lo seguiamo, sì. Assolutamente. Tanto le telecronache in casa sono tutte mie, o a Pineto, Ortona, esatto, dovete quindi sopportare. Quindi... No, è che io cerco di essere sempre obiettivo, poi chiaramente mi rammarico quando le cose abruzzesi, in casa abruzzese, vanno male. Per esempio ieri sera contro il Porto Maggiore, Matteo mi perdonerai, ma ero tra l'infuriato e il rassegnato e l'abbattuto. Se era capito
a metà percorso che avreste perso 3-0, purtroppo, si era intuito perché tranne quella partenza ottima della seconda frazione poi ve ne siete calati, ma ci torneremo dopo. Concludo con i giocatori dell'Impavida, 68-48, un Pasquale Fusco che sta andando molto bene, che forse avrò ospite la settimana prossima, sta facendo una buona stagione il libero vostro, giusto Tommaso? Mi confermi? Sì, Pasquale secondo me sta crescendo molto rispetto all'inizio, è stato all'inizio forse... Ma all'inizio un po' tutti, esatto, un po' tutti, adesso con l'avvento di Antonio l'ha aiutato molto sicuramente, perché Antonio comunque sia, come hai detto prima, un giocatore di esperienza, quindi è un giocatore che mette delle regole. E quanto è importante, Tommaso, averne uno in mezzo al campo? Fondamentale, fondamentale, guarda, fondamentale perché quelle piccole, quelle piccolezze che poi dopo ti fanno stare tranquillo, perché se quando la palla è in aria tu devi poter stare tranquillo a fare la tua cosa e sapere di chi è quella palla, già prima che quella palla vada per aria. Da noi non è stato così per quasi 3 mesi, non è possibile che in Serie A ci abbia questo genere di problemi. Certo. Antonio non è che ha rovesciato il vaso di Pandora, ha iniziato a dare un assetto dietro, a aiutare in copertura, a fare la difesa in più, a dare un po' più grinta, fare questo, mettendoci le sue prestazioni importanti, ci ha permesso di esprimersi sicuramente meglio. Per quanto io ho detto me della partita, prima sì, sicuramente a livello di score la partita di Siena è stata migliore perché ho fatto 15 punti, ma sono felicissimo di questa, guarda, tanto quanto quella, perché alla fine ho toccato tanto, ho difeso, cioè mi sono sentito molto partecipe, ho battuto i momenti salienti, mi sono divertito, guarda, veramente non avevo neanche visto il tabellino, sinceramente. È stata una bella partita da parte, una partita sofferta, forse neanche bellissima esteticamente, se devo essere sincero. È vero. Però fidati che dal campo quelli che ne sono usciti erano stremati, anche se 4-7. Era anche caldo, molto caldo. Però avete saputo lottare e avete vinto. Esatto, è stato bellissimo. È stato bellissimo, certo, una questione anche di temperamento e carattere sta uscendo fuori, per fortuna in tempo utile. Allora, Sant'Angelo 13, chiaramente non è il Sant'Angelo che conosciamo, veniva dall'infortunio, comunque credo che stia meglio col problema del gomito, giusto? Anche per lui? Sì, la prima che è entrato, dopo mi sento dire delle signore prestazioni di Buffon, è rientrato questa partita, è rientrato bene e sicuramente lo vedremo meglio settimana dopo settimana, non era dipende al 100%. Dipende tutto dal nome, Andrea l'uno, Andrea l'altro, quindi sono bravi tutti e due come opposti. Il nostro infatti, Sant'Angelo dai Isernia con furore, Sant'Angelo 48% in attacco, 13 su 27, Elia 4 punti, il capitano però in attacco una giornata non brillantissima, 1 su 5, però ha fatto 3 ottimi muri vincenti, tra l'altro in momenti delicati, bravo capitano. Ferrato 6 punti, in regia continua a fare tanti punti il palleggiatore, 2 su 2 in attacco e pensate 4 muri punto, insomma effettivamente si è fatto sentire. Il buon Leonardo da quando è arrivato insomma vi ha dato una grossa mano, va detto, questo va riconosciuto, perché ogni partita fa il suo, o in termini di punti o di costruzione. Ma questo non credo ci sia ombra di dubbio, ma quello che dico spesso, perché è un argomento che abbiamo già trattato anche fra di noi, credo che quello che Leo ci abbia dato di più in assoluto è il sorriso. Sembra una stupidaggine, però una persona in un momento come quello che stiamo vivendo, avere una persona in allenamento che sorride 2 ore su tutte e 2 le ore, carico come una molla, non vedeva l'ora di giocare la partita, ha ritrasmesso anche a tutti la voglia di riprovarci, andare, facciamo. E i suoi risultati Ortona attualmente sono diversi dai nostri, perché quando lui è arrivato cambiato abbastanza, le cose sono cambiate abbastanza, insomma, Matteo, quindi va molto merito per lui. Matteo, in un secondo, come ti trovi a proposito di palleggiatori con il giovanissimo Mattia Catone che ha solo 20 anni, appena compiuti? Benissimo, e fra l'altro secondo me sta facendo una grande crescita. Sì. Tra l'altro all'inizio non doveva essere il titolare, poi c'è stato un infortunio,
C'erano dei dubbi, ma si sta dimostrando veramente bravo, anche perché a 20 anni penso non sia facile dover giocare bravo. In una squadra per lotta per la promozione, ma lo sta facendo bene, ascolta, è un lavoratore, insomma, sono molto felice di lui. Chiara, invece tu con la Romina Currù come ti trovi? Devi dirle, molto bene. Io sai che sono un estimatore della nostra Romina, anche se nell'ultima partita non è stata brillantissima come in altre circostanze, però devi dire che ti devi alzare più palloni al centro, io voglio vederti attaccare, certo non dipende soltanto dalla povera Romina, perché se la ricezione è quella che è non può inventarsi tanti palloni per i centrali, però che cosa ti piace di più di Romina? Il tocco che ha, poi è sempre disponibile anche per cambiare le alzate, un sacco di primi tempi spostati facciamo, cioè veramente molto disponibile. Mi sono contenta di aver trovato un ritmo con lei che all'inizio del campionato non c'era, ecco. Ora abbiamo trovato un nostro ritmo, lei si fida di me anche nei momenti più importanti, quindi sono contenta. Perfetto, tutte e tre appagatissimi, allora concludo con il nostro Fabi, lo lascio andare, però non prima di aver ricordato che Milan dalla parte opposta, cioè del Lago Negro, vediamo altre immagini della partita, non so se si sente anche l'audio di fondo perché è un piacere ascoltare la tifoseria ortonese, 18 punti con 55% in attacco, molto molto bravo Sebastiano Milan. Poi Argenta 13, ci si aspettava qualcosa di più da un giocatore molto bravo Di Silvestre, abruzzesissimo Di Silvestre, Paolo Luigi 12 punti e poi un centrale Maziars 10 punti con 3 muri vincenti, il tuo avversario ha fatto 3 muri, tu 0 questa volta, parlo di muri punto, quindi non di muri difesa. Tommaso, avevi fatto molto bene nelle precedenti partite, questa volta non ti è stata data l'opportunità di segnare un punto, almeno un punto su un muro vincente dalla parte ortonese, c'è qualche motivo? Guarda, hanno coperto l'impossibile, però come ho già detto il muro purtroppo è un fondamentale, per quanto stupendo a volte è poco appagante, perché magari una partita che segni 6 muri un ragazzo che ne ha fatti 0 ha fatto una partita migliore, perché non puoi saperlo, non è scattizzato il tocco, quindi ormai sono abituato. Qualche tempo fa mi prendevo le pene per queste cose, dico la verità. adesso un po' meno, adesso riesco a vedere oltre, a pensare anche a altro. Insomma. E hai superato anche l'incubo battuta, perché c'è stato un periodo che proprio vedevo sconfortato parlare con Nunzio, questa volta, questo ultimo periodo va molto meglio, sbagli pochissimo, sì. Giusto? Sì, assolutamente, adesso sono un po' scaramantico, quindi non lo diciamo, però sembra sì. Hai acquistato fiducia in te stesso, quello che dovrebbe fare il buon Jakob Link, Matteo dall'altra parte, lo svedese che in battuta, l'abbiamo avuto qua l'altra settimana, un ragazzo simpaticissimo, deve perfezionare il discorso battuta. Ne parleremo dopo, voglio soltanto ricordarti Tommaso in chiusura che contro il Lago Negro 15 battute errate voi ma 21 loro, e questo è un ringraziamento post natalizio che dovete fare. 5 ace per voi, 2 per loro, bene la ricezione per voi 60-43, contrariamente a loro 46-33, e tutto questo può aver fatto anche in gran parte la differenza. 9 muri vincenti a testa, 45% voi in attacco, meglio loro con 51%. L'ultima domanda velocissima, Tommaso, e poi ti lascio, puoi andartene. Tre partitacce, tre partitone, tre partite difficilissime vi attendono. A Motta di Rivenza con il solito Gamba, che è bravissimo, lo sappiamo, è forte forte quel ragazzo, è anche molto giovane. Poi avrete la partita in casa, mi farete sgolare contro il Bergamo, ex capolista adesso vice, ma credo che ci siano dei recuperi. E poi la partita in trasferta sul campo le partite degli ex, tutti ex, cioè abbiamo Motta, io, Bergamo, Sant'Angelo e Santa Croce, Elia, Culpone e Cappelletti, insomma. Quindi altre difficoltà di ordine, diciamo così, morale, no, per battere l'avversario, no, la partita di Motta sarà fondamentale. Noi adesso stiamo pensando solo esclusivamente alla partita di Motta, arrivarci nelle migliori condizioni possibili e di provare a mettere in campo la nostra pallavolo. Dopo le altre due sono partite diverse, sono partite che affronteremo sicuramente poi al momento, anche con un'ottica
diversa. Motta è il nostro pallino attualmente, non abbiamo minimamente pensato né a Bergamo né a Santa Croce. Benissimo, e abbiamo visto anche in grafica l'appuntamento per domenica prossima, un in bocca al lupo di cuore, alle 17.30 giocherete, è un orario un po' anomalo, se vogliamo anticiperete di mezz'ora. Grazie a Tommaso Fabi, ti ringrazio. Grazie a voi. Ciao Tommy, saluto a tutti. Ciao Teo, buon viaggio. Grazie Tommaso, a tutti. Ti liberiamo, c'è adesso uno stacco pubblicitario, via. Allora, eccoci di nuovo in diretta con Tommaso Fabi, stiamo parlando dei prossimi turni, abbiamo saltato in effetti prima della squadra del Santa Croce anche la partita interna contro il Reggio nell'Emilia, tutt'altro che facile, scusate, esterna, tutt'altro che facile, quindi Motta di Rivenza in trasferta, poi in casa col Bergamo, poi si va a Reggio Emilia e poi in casa col Santa Croce, insomma quattro turni veramente ostici. E allora, ripartiamo con te Matteo Bertoli, sei ancora in macchina, quindi abbiamo un collegamento un po' ballerino a tratti, però ti vediamo benissimo e ti ascoltiamo. Allora, rivediamo il quadro dei risultati della settima di ritorno, prima di parlare del recupero perso purtroppo ieri sera contro il Porto Maggiore. A proposito di recuperi, ce ne sono stati altri: il Prata di Pordenone ha vinto purtroppo per il Pineto 3-0 con il Montecchio Maggiore, altro purtroppo il Grottazzolina ha vinto anche se al tie-break 3-2 contro il Fano. E allora, questi sono i risultati di domenica, però la classifica è aggiornata dopo i recuperi di ieri. E allora vediamo Garlasco a Bapineto 0-3 a 15-25-15 i tre parziali, poi Grottazzolina Macerata 3-0 nel big match del turno, Belluno Brugherio 1-3, Torino Fano 0-3, Torino sarà la prossima avversaria, Bologna Montecchio 3-2, Porto Maggiore Prata, quindi vedi il Porto Maggiore ha battuto anche il forte Prata di Pordenone, anche se al tie break 3-2, Sandonà di Piave, Savigliano 1-3, Savigliano in crescita, l'abbiamo visto anche in casa contro di voi, fece una bella figura, altro che penultimo posto in classifica. Grottazzolina sale al comando con un più 4 rispetto all'Abbapineto, purtroppo, quindi quota 51, Abbapineto 47, Prata di Pordenone 45, Macerata 44, tutte ammucchiate lì su e tutte con lo stesso numero di partite giocate. E così come prima io mi ero dimenticato di dire che è vero che il Siena ha un recupero da fare, ma l'Ortona ha già riposato, quindi sono alla pari. Porto Maggiore 34 con la vittoria da anni vostri, poi Sandona 30, Montecchio 29, Belluno 27, Fano 24, Torino 20, Garlasco 18, Savigliano 17, Bologna 15, Brugherio 10 punti. E allora andiamo alle immagini che presentano, intanto ripartiamo dalla gara vinta contro il Garlasco in trasferta, almeno cominciamo con una parentesi positiva. Per quanto ti riguarda Matteo, prima però voglio ricordare parentesi delle ultime quattro partite, dai. Le ultime quattro partite, hai ragione, e quattro il numero purtroppo di sconfitte, come dicevo prima, due in casa e due in trasferta, in casa contro il Porto Maggiore ieri e col Sandona di Piave nel girone di andata. E allora, mentre in trasferta sconfitte a Grottazzolina e a Prata, giusto? 3-2 e 3-1, 3-2 a Grottazzolina e 3-1 a Prata, vado un po' a braccio. A proposito di Grottazzolina, sabato 5 marzo affronterà a Bologna il Prata di Pordenone, quindi tutte e due squadre del girone bianco, che può significare qualche cosa sulla qualità del vostro girone, per la finale dell'assegnazione della Coppa Italia di A3 2021-2022. Stiamo vedendo le immagini del successo sul campo del Garlasco, dovremmo avere anche qualche immagine di Porto Maggiore in un secondo tempo. No, non le mettere quelle. Non le metto. Beh, io devo ringraziare Loris Palermo, il vostro vice allenatore, che ce l'ha fornita, è stato gentilissimo, per cui non ne posso fare a meno. Però preferirei anch'io non rivedere e ingoiare un'altra volta questo boccone. Allora, ripartiamo dalla vittoria, così ce la togliamo come si dice dai piedi, perché dobbiamo approfondire invece questo capitombolo che non ha fatto dormire un certo Guido Abbondanza, che si rigirava nel letto di qua e di là. Ma anche un certo Matteo Bertoli, te l'assicuro. Anche il telecronista mi avete fatto arrabbiare, vabbè. Allora, sul Garlasco solo il secondo set, un po' a fatica, avete fatto di tutto per buttarlo, non ci siete riusciti e quindi avete avuto la meglio, tra l'altro se ricordo bene ci hai messo anche la firma tu nella parte conclusiva,
che coraggiosamente ha fatto qualche cosa, non ricordo se una schiacciata o una battuta vincente. Sì, sul loro set point, gli avevo tolto il set point in P1 facendo punto, poi sono andato in battuta e c'è stato un gran lavoro di muro difesa dove abbiamo fatto quei due break che ci hanno portato a vincerla. Tra l'altro dal 24-23 poi abbiamo vinto 26-24. Sì, 24-23 per loro. 27-25 avete vinto? Ah, scusami, allora 27-25, dal 25-24. Sì. Tra l'altro stavate perdendo quel set a 16-13, 8-7, va bene, però poi avete rimontato 19-21 fino a... Siamo stati in partita e abbiamo lottato. Come bisognerebbe fare sempre, vero? Dillo ai tuoi compagni, esatto. Matteo. Vabbè, gli altri no, ma anche a me, non è che mi nascondo dietro. Anch'io ieri potevo fare molte cose in più che purtroppo non sono riuscito a fare. A Garlasco 10 punti tuoi, 4 battute errate, un po' troppe, lì bisognerebbe regolarsi, del resto se non si forza la mano non si rischia. Meglio in ricezione di altre partite, 67-39, parlo di te, 40% in attacco con 8 su 20, ma anche due muri vincenti, se te lo ricordi. A proposito di muri vincenti, il Garlasco 5 e 6 invece il tuo Pineto, 43-38 in ricezione la squadra del Garlasco contro 48-30 vostri, 49% in attacco voi, nettamente superiore la cifra rispetto a quella loro, si è fermata a 33, un ace voi e 3 ace loro. Il buon capitano Calonico 5 punti con un ace, 50% in attacco, 3 su 6, un muro vincente, Di Sabato 7 punti con un muro, Persoglia 7 punti con 60% in attacco, 6 su 10, un muro vincente, Link 17, parlo della gara sempre di Garlasco, con 3 battute errate ancora una volta, 53% in attacco, bene dunque, 16 su 30 con un muro vincente, Pesare 50% di media. Allora lasciamo adesso stare quella partita di cui stiamo vedendo ancora le immagini, al di là adesso di qualche relativo rischio. Vediamo invece quello che è successo ieri, esaminiamo più a fondo. Perché questa partita così? Da che cosa può essere dipeso? Tu ti dai una spiegazione, al di là adesso del valore del Porto Maggiore, che probabilmente merita di più dei 34 punti che ha in classifica, anche se ha un'altra partita da recuperare, se ricordo bene, e quindi potrebbero essere 37. Allora è riuscito tutto, mi ha ricordato un po' la partita col San Donà a un certo punto, perché qualunque cosa facessero andava per il verso giusto, poi quando ci si mette anche un pizzico di diabendata va tutto al 100%, però al di là della buona sorte che non può essere minimamente una giustificazione, insomma loro hanno giocato una grande partita. E a voi invece cosa è successo, Matteo? Ne avete parlato? Allora sì, assolutamente, magari dopo la partita abbiamo cercato. Cioè, io sono venuto dalla mia fidanzata per insomma la situazione che ti ho spiegato prima. Certo. Però oggi ho avuto l'occasione di parlare con un paio di compagni di squadra, comunque di riflettere, e purtroppo al di là dei complimenti a loro che hanno fatto secondo me una ottima prestazione, certo, e anche in difesa hanno saputo farci innervosire, dopo purtroppo c'è mancata la fame. La capacità, sì, di lottare, sembravamo un po' spaesati, spaventati, non siamo riusciti a lottare, a combattere da gruppo, da squadra, come abbiamo saputo fare in molte situazioni, anche se abbiamo fatto vedere degli strati di quello che siamo, come può essere stato nel secondo set quando partiamo giocando come Pineto e siamo sopra 12-5, però una cosa che non abbiamo saputo far andare avanti, ci siamo fermati lì, non abbiamo avuto fiducia, e dire perché sia successo sinceramente me lo sto ancora chiedendo e non lo so, voglio solo non farlo più succedere, vogliamo non farlo più succedere, questa è una certezza, poi se ci riusciremo questo solo il tempo ci dirà, però l'idea è quella. Matteo, che poi tra l'altro voi avete cominciato bene, il primo set eravate più 3 perché 5-2, una buona partenza, poi vi siete persi, sì, per strada, ma in maniera netta, perché siete passati da più 3 a meno 7, cioè quindi complessivamente un meno 10, se sommiamo i termini, parlo del primo set. Vabbè, perdi il primo set, ci può stare, non hanno giocato tranquilli, bene, tutto quello che è, eccola qua la partita di cui sopra, con la telecamera fissa, ringrazio ancora Loris, l'ho già detto prima,
E lo ribadisco, 7-4 eravate nella seconda frazione, se hai buona memoria, 11-5, addirittura più 6 due volte, 11-5, 14-8. Cioè, è chiaro che io che stavo facendo la telecronaca ho detto, meno male, tra me e me, nel fumetto pensiero. Ci siamo ripresi, abbiamo ricominciato a giocare bene, quello esatto, che ho pensato anch'io. Murando tra l'altro moltissimo, ti ricordi quei 4-5 muri uno dietro l'altro? 15-10 poi vi siete appena rilassati, una piccola flessione, e poi loro si sono avvicinati ma con una naturalezza, con una tranquillità disarmante. Certo, loro non hanno la pressione che avete voi, questo va detto, io l'ho detto anche in telecronaca, e così come ho fatto una battuta, ho detto che cosa si è dovuto inventare tuo padre, come ci ha pensato a mettere, probabilmente l'avete provato in settimana, il libero Ludovico in posto 4, io... cioè sia io che il collega Ippoliti, eravamo vicini, stavamo discutendo, cioè ha dovuto ricorrere a qualsiasi cosa pur di inventarsi, non lo so, un momento diverso, cambiare. Quando eravate in difficoltà ovviamente, non nel momento migliore, è rientrato poi Piervito di sabato eccetera, però come la metti, invertendo l'ordine degli addendi, come la somma non cambia, è sempre quella, e così è successo ieri con voi. Questo calo progressivo, ma... Cioè è come se la squadra da quel citato 14-8, 11-5, anche 15-10, più 5 più 6, avesse ceduto strada facendo un punto una volta, un altro punto un'altra volta, eccetera, eccetera, senza capacità reattiva di nessun genere. Poi va anche detto, Matteo, te ne sei accorto tu sulla tua pelle, che non riuscivate proprio a passare, raccoglievano tutto, cioè hanno coperto tutto in difesa. Loro sono stati molto bravi, questo è insomma... gliene va dato atto, e detto questo noi ci siamo, non so come dire, quasi demoralizzati, abbiamo perso fiducia, sì. E anche nel momento in cui nel secondo set eravamo avanti, come dici te, come mi ricordavo bene, ma la sensazione in campo non era quella di sicurezza e di comandare la partita, ma stavamo comunque spendo, ora è una cosa sulla quale dovremo lavorare tutti insieme per trovare le nostre soluzioni, e ovviamente siamo molto dispiaciuti, anche perché vedendo Grottazzolina che perde un punto, Prada che si avvicina, diciamo che la vittoria di ieri sarebbe stata oro, però purtroppo è vero, purtroppo è vero. Sono stati più bravi di noi e non siamo riusciti a esprimere il nostro gioco, che non è questo, che non è questo, certo. Tra l'altro, e chiudo con la partita di ieri per quanto riguarda i parziali, anche nel terzo set avete avuto quella rabbiosa reazione, te la ricordi la parte iniziale? 0-4, dici ma vabbè, è finita. Invece siete stati bravi con un 5-0 parziale a superare la formazione del Porto Maggiore, quindi da 0-4 a 5-4, 7-5, anche un più 2. Un po' pallido perché poi purtroppo è arrivata subito la parità 8-8, poi però vi siete nuovamente persi per strada, come dire, non vediamo l'ora che finisca la partita, chiaramente esagero, sì, abbiamo... ma per... No, ma secondo me rende l'idea, perché è la sensazione che abbiamo provato un po' tutti. Impotenza, cioè, ecco, impotenza. Ogni tanto abbiamo dimostrato in alcuni momenti di essere la squadra che siamo, perché facevamo dei break importanti lottando e andando bene, giocando come sappiamo. E poi però ci perdevamo classico bicchiere d'acqua, come si dice, perdendo sicurezze, lasciando andare punti facili, facendo errori insomma sciocchi, e non siamo riusciti a mantenere il livello di gioco che abbiamo fatto vedere a sprazzi e un po' nel secondo set quando siamo andati sull'11-5, un po' nel terzo quando abbiamo fatto quel bel recupero, ma non siamo riusciti ad avere costanza e ci siamo demoralizzati adesso. Non riesco a capire perché, però lo capiremo, ci lavoreremo, però sì, abbiamo fatto vedere quello che siamo solo in piccoli tratti di partita e non siamo riusciti ad avere costanza.
Io ho usato un termine che tu non hai captato perché stavi parlando, ho detto impotenza, cioè io ho avuto la sensazione proprio di impotenza a più riprese quando loro... No, l'avevo sentita ma non ho fatto finta di niente. Ho capito, però può essere quello giusto, cioè avete trasmesso a me e al pubblico la stessa impressione, cioè di una squadra che comunque arrendevole, che prima o poi sarebbe stata superata anche quando eravate in vantaggio. Ecco, come hai detto tu giustamente prima, non avete mai dato la sensazione di poterla comunque ribaltare, dominare e vincere magari da 0-1 a 3-1. Questo non si è avvertito. Poi, ripeto, a loro andava tutto bene, hanno fatto la bellezza di 12 muri punto contro i vostri 7, 5 ace a testa, tutte e due va bene. Loro hanno sbagliato anche tante battute, quindi poteva essere anche un vantaggio, addirittura il doppio di voi, 14 contro 7. Ricezione... Siamo lì, 43-20 loro, 47-20 loro, 30-37 invece l'attacco, un po' meglio voi, però avevano scatenatissimo Pinali, che ti ricorderai, 14 punti, ma poi quello opposto molto bravo, danese Ulrich Dahl, 15 punti, ma tra l'altro è giovanissimo, credo che abbia 20 anni, mi sembra di ricordare, 20 o 21, siamo là, è anche una novità per il nostro... campionato, credo che abbia giocato in A3 l'anno scorso, vado un po' a braccio, Aci Castello, credo di ricordare, comunque un ragazzo molto molto interessante. Voi invece di sabato 7 con 2 ace e un muro vincente, ma anche il buon Piervito che io ho sempre vantato perché a me piace molto come gioca, un ragazzo molto intelligente, ieri 27% in attacco, cito queste cifre non per accusarvi, ma semplicemente per far capire come la serata è stata storta per tutti, 3 punti per il capitano con un ace, 10 punti tu con un ace, 53-24 ricezione, anche tu 36% in attacco con 8 su 22, sei abituato a ben altre cifre, un muro vincente da parte tua, anche Pesare 36-29, Persoglia forse è stato tra quelli salvabili con 8 punti, un ace, 57% in attacco, 4 su 7 e anche 3 bellissimi muri vincenti, Sandi è stato quello che probabilmente ha meritato la sufficienza, Link 9 punti, una giornata storta anche per lui, 24% in attacco con solo 8 su 34, un muro vincente anche per il bravo Maggi che è entrato, ha fatto la sua parte e poi naturalmente è uscito, insomma sono cifre che parlano chiaro. Parlano chiaro, non abbiamo saputo reagire a una situazione di difficoltà e siamo andati sempre peggio, abbiamo provato un paio di reazioni ma come hai detto te poi non abbiamo saputo continuare a lottare, è veramente una brutta partita, promettimi che la prossima intervista me la fai dopo una vittoria però perché, ma io dovevo ma io ero sicuro che avreste vinto tutte e due le partite tra Carlasco e Portomaggiore, e almeno verrà un buon Matteo allegro e spensierato e sereno. Vabbè, senti, ti risparmio, ti faccio un'ultima domanda invece per il futuro, ti risparmio quella banale, scontata, inevitabile che ti farebbe qualsiasi giornalista, il rapporto con tuo padre, siccome l'ho fatta a lui la domanda, è stato qui ospite, non so se l'hai vista la puntata circa un 20 giorni fa, se vuoi dire qualche cosa, se no te la risparmio e andiamo avanti, dimmi tu. No, beh, per me è un onore, nel senso... Ti ha anche sostituito a un certo punto? Ti ha anche sostituito un attimo? Sì, ho fatto fare un giro di ricezione, certo. Ma secondo me anche giustamente... Ci mancherebbe, certo. Comunque non ti imbarazza, mi devi dire sì o no e basta. Non ti imbarazza la sua presenza. No, assolutamente no, anzi, mi stimola. Perfetto, benissimo. E allora a proposito... questa sconfitta. A proposito di stimoli, l'ultima domanda riguarda le prossime partite, Matteo, così ti lascio perché tu hai impegni molto seri. Allora, ottava giornata, voi giocherete, allora intanto possiamo vedere il prossimo turno dell'Abba Pineto, eccolo qua, in casa. Contro il Torino, domenica prossima al Pala Santa Maria, alle 16, attenzione che ci sta seguendo da casa, e non alle 18, quindi anticipo di 2 ore. Nella stessa giornata, però, te lo dico io a voce così, avrete la partita, avrà la partita non semplice in trasferta, il Grottazzolina sul campo del Montecchio, è uno. Nella partita successiva, possiamo vedere anche le immagini della partita di ieri, Karim, il turno successivo, non aggiornata, che è 13 marzo, perché se non giocherete perché c'è la Coppa Italia, c'è un turno di pausa, forse è meglio così, il Portomaggiore, che vi ha battuti, ospiterà il Grottazzolina,
E quindi c'è questo scontro molto importante nello stesso giorno in cui voi andrete a Macerata. Quindi per fare bingo dovrebbe il Porto Maggiore battere Grottazzolina e voi espugnare Macerata. Fatelo, così ti faccio tornare. Per quanto riguarda invece, tra l'altro, nello stesso giorno, sempre nella nona di ritorno, il Prata sarà attesa una trasferta tutt'altro che semplice sul campo del Sandona di Piave. La decima giornata invece prevede Montecchio Macerata, l'undicesima, cioè fra un mese circa, 27 marzo, ci sarà un altro big match, perché Grottazzolina ha tante partite difficili, deve andare a Montecchio, deve andare, abbiamo detto, a Porto Maggiore. L'undicesima, 27 marzo, andrà sul campo del Prata di Pordenone, per poi chiudere nella tredicesima, il 10 aprile, con la trasferta, indovina dove? A Pineto. Proprio nell'ultima, quindi quattro partite esterne difficilissime. Per cui 4 punti di distacco sono colmabili, sulla carta è chiaro, però voi dovete infatti fare il vostro... Dipende da noi. Dipende da voi, avete un calendario nettamente più facile. Si fa per dire, insomma. Dobbiamo essere bravi a rimboccarci le maniche, a vedere questa sconfitta, cioè a cercare di imparare da questa sconfitta, perché possiamo imparare tanto, possiamo ancora migliorare tanto, e però dobbiamo farlo, dobbiamo fare quel passaggio, che magari toglierci qualche paura che abbiamo ancora, e giocare come abbiamo saputo far vedere, ma che non è ancora una costanza, e quello in questo momento è il nostro limite, secondo me. Sei stato bravissimo, perfetto e chiarissimo. Concludiamo con una promessa che fai al mister, non è tuo padre in questo momento, è il mister, e al presidente Abbondanza, da qui all'ultima giornata della regular season, perché poi chiaramente ci sono i playoff, la storia è molto lunga. Passano le prime 8, vi ricordo, ai playoff. La promessa è che lotterò con tutto me stesso sempre, non che qualcuno abbia dubbi, credo, però questa promessa posso farla a cuore aperto. Sei un insospettabile, Matteo, perché dai l'anima a ogni partita, e ti ringrazio per quello che fai, così come ti ringraziano tifosi e società. Grazie per quello che hai fatto, io ti lascio libero, grazie della partecipazione dopo aver salutato Tommaso Fabbi, e noi procediamo con la trasmissione. Grazie e di nuovo condoglianze alla tua ragazza. Va bene? Grazie. E allora, andiamo avanti noi, a qualche minuto dalla pubblicità, andiamo con i risultati della 2 femminile, dove l'Altino, che sta giocando il recupero con il Sassuolo, ha riposato in questo turno. Ci sono stati 3 recuperi: Ravenna-Aragona 3-1, Sant'Elia-Olbia 1-3, San Giovanni in Marignano contro Macerata 0-3. Questi sono i 3 recuperi, invece questi sono i risultati della nona di ritorno: Ravenna-Brescia 0-3, Marsala-Busto Arsizio 1-3, 1-3 anche tra San Giovanni Marignano e Olbia, Macerata-Aragona 3-0, 3-0 tra Sassuolo e Sant'Elia. Ha riposato, abbiamo detto, l'Altino, che è all'ultimo posto in classifica, lo vediamo subito, eccolo qui, l'ultimo posto in classifica dopo 9 giornate ancora purtroppo a 0 punti, classifica condotta da Brescia con 44, Macerata 40, San Giovanni Marignano 35, Busto Arsizio 33, Sassuolo 32, insieme con l'Olbia, poi Ravenna 28, naturalmente la classifica aggiornata con i recuperi di ieri, Ravenna 28, Marsala 27, Aragona 14, Sant'Elia 12, Altino 0 punti. Come dicevamo, Altino che nel turno domenicale, il prossimo turno, vediamo un po', andrà sul campo del, vediamo un attimo il prossimo turno, sul campo del Marsala, domenica prossima 27 febbraio alle ore 17. Adesso passiamo ai risultati della B maschile, velocemente, 17esima giornata, il girone G. Questo è il quarto dei risultati: Alba Adriatica sconfitta ma lottando tenacemente per 3-0 sul campo della capolista Macerata, 22-19-21 i parziali, Bellaria Loreto 0-3, 0-3 anche tra Falconara e San Marino, 3-0 tra Civitanova e Osimo, rinviata Ancona Potentino, Pesaro San Giovanni Marignano 3-1 la classifica, Macerata 29, Pesaro 28, Ancona 24, Civitanova 23, San Marino 20, Loreto e Osimo 19, San Giovanni Marignano 17, Falconara 16, nella zona calda della retrocessione Potentino 12, Alba Adriatica 6, Bellaria 3 punti. Adesso andiamo al prossimo turno della formazione dell'Alba Adriatica, che ospiterà sabato 26 alle 18 l'Ancona al Palasport, appunto, di Alba. E a proposito di Serie B, guardiamo la Serie B maschile, girone I, 17esima giornata anche qui, dove il Paglieta finalmente torna a vincere 3-2, una gara vinta in rimonta, partita difficilissima contro l'Ischia, con i seguenti parziali: 21-15, 22-25,
Poi 21 a 25, 22 a 25, 25 a 18, 25 a 15, 15 a 12, partita complicatissima, più del previsto, con i seguenti parziali dei giocatori, tabellini individuali con Tata Sciore, ben 30 punti, il capitano con un ace e due muri vincenti, Lanci un punto con un ace, Galante 7 punti, era rientrato dopo una settimana di assenza con tre muri vincenti, Di Tullio 6 punti, è rientrato anche Di Meo con 14 punti e un muro vincente, ben 5 muri vincenti su 12 punti complessivi per Evangelista, un punto di Picciano, 9 di Marco Tullio con un ace e un muro vincente, Paglietta come squadra 5 ace, 13 battute errate, ma anche ben 12 muri vincenti, partita difficilissima come dicevamo. Gli altri risultati: Napoli vince 3-0 a Genzano, 3-1 del Meta Sorrento contro il Casoria, Marino Monte Rotondo 0-3, Avellino Pozzoli 2-3, 2-3 anche tra Anguillare e Pomigliano, Napoli e Pozzoli al comando con 35 punti, Genzano 27, 21 punti Casoria, Avellino e Meta 19, Monte Rotondo 18, Anguillare 15, Pomigliano 13, poi zona retrocessione, Paglietta 12, Ischia 4, Marino 1 punto, c'è adesso uno stacco pubblicitario, ma prima vediamo il prossimo turno del Paglietta, che è atteso da una trasferta complicata, difficile sul campo del Casoria, ma si può anche fare il colpaccio alle 19.30 di sabato 26 febbraio. Parleremo poi tutto al femminile nel tratto finale, adesso c'è uno stacco pubblicitario, via. Allora, Chiara Biesso tutta per noi, ma rivediamo il quadro dei risultati della B1 femminile, 17esima giornata, con il vostro successo per 3-1 sul Civitavecchia, che è una gran buona squadra, superiore forse all'attesa, 25-19, 25-23, 26-28, 25-20 i vostri parziali. Gli altri risultati a sorpresa, clamorosa direi, la capolista Perugia perde in casa col Castelbellino 0-3, faccia capire i risultati certe volte, Porto San Giorgio Pomezia 0-3, Trevi Capannori 3-1, Castelfranco di Pisa Casal de Pazzi 3-1, rinviata Isernia Iesi, la classifica vede al comando il Perugia ancora da solo con 28 punti, Castelfranco con 26, Casal de Pazzi e Pomezia 23, Capannori 22, Trevi 21, Castelbellino 20, Iesi 15, Teatina 13, Civitavecchia 11, 5 punti per l'Isernia che però ha un paio di partite da recuperare e Porto San Giorgio chiude con 3 punti. Allora Chiara, sentiamo insieme l'intervista realizzata dal collega Giuseppe Mrozza, che io ringrazio caldamente, a fine gara con il tuo mister Cristian Piazzese. Via. Con Cristian Piazzese a commentare una vittoria a dir poco fondamentale per la pallavolo teatina, 3-1 contro Civitavecchia, io direi una bella prestazione, una vittoria meritata. Sì. Una bella vittoria, probabilmente a tratti non è stata bellissima, magari tanti errori, però quando ci sono partite tirate gioca anche l'emozione da una parte e dall'altra. Però è stata una partita combattuta, finalmente non abbiamo ceduto al quarto set. Quello che ho detto in spogliatoio alle ragazze era che la nostra, diciamo, periodo no, è partito proprio dal 3-1 lì, dove abbiamo giocato un primo set si può dire della Madonna e poi siamo sparite completamente, ci siamo portati dietro per un paio di mesi, questa cosa che non si giocava bene ma non si vinceva. Oggi abbiamo ribaltato la situazione, quindi abbiamo continuato a combattere dall'inizio alla fine, abbiamo portato a casa tre punti determinanti che ci danno sicuramente morale. Adesso andiamo a Pomezia tranquilli di giocarcela, probabilmente non è la partita no, nostra, ma voglio dire andiamo con delle consapevolezze. Ecco, qualche impressione a bordo campo, magari all'inizio qualche difficoltà in difesa sulle coperture, non so se sei d'accordo. Sì, è un aspetto che ci stiamo lavorando, sicuramente la difesa è un aspetto tanto mentale, cioè di voglia, dobbiamo lavorare un po' di più su questo, perché la squadra alla fine lavora bene nelle posizioni, a muro, quindi ci vuole quel qualcosa in più per uscire un attimo dalla posizione e prendere quelle cose che non sono all'interno di un sistema. Sul muro hai scritto i punti che mancano in linea teorica per la salvezza, adesso sono 15 dopo questi 3, la tabella di marcia cosa prevede? La tabella prevede che bisogna raggiungerli il prima possibile, sappiamo che adesso arrivano 2-3 squadre toste, poi aspettiamo il recupero con chi ci giocheremo, spero, insomma la salvezza che è Iesi,
e abbiamo due scontri diretti ancora con loro, ma noi dobbiamo andare avanti veramente a lavorare e crederci, le ragazze ci credono, lavorano e niente, quindi ogni sabato, poi queste due vittorie erano fondamentali, se dovesse arrivare una sconfitta non deve cambiare niente nel nostro percorso, perché i punti ci sono ancora in palio da poter arrivare. Però vederci, anche se Iesi chiaramente deve recuperare tante partite, vederci adesso a due punti dalla salvezza, che due settimane fa eravamo in mezzo al mare, chiaramente dà un po' più di morale. Complimenti per la vittoria. Grazie, grazie mille. Urlo liberatorio, Chiara Biesso, adesso vediamo tante immagini del bravissimo Roberto Scaricaciottoli che andranno in onda fra un istante. Bisogna crederci, ha detto il mister. Che aria si respira adesso nello spogliatoio? Sicuramente abbiamo più fiducia in noi stesse, probabilmente. Cioè, se abbiamo avuto proprio un periodo no, come ha detto Chris, probabilmente dalla partita di andata contro di loro ci ha fatto spegnere qualcosa dentro di noi. Arrivavamo sempre a fare perdere 3-1 e forse è scattato qualcosa dentro di noi che ci ha detto proprio è ora di giocarsela fino in fondo, e sapevamo che la partita contro Porto San Giorgio e questa erano determinanti a livello di punti, e come lo saranno quelle future, però queste due senza troppo di dubbio, come con Iesi anche, sono determinanti. Ci aspetta appunto, come ha detto Cristian, delle partite molto toste. Quella con Pomez sarà importantissima, cercare di fare più punti possibili e ce la giocheremo fino in fondo. A proposito di trasferta, vediamola subito in grafica, andrete sul campo del Pomezia, se ricordo bene sabato prossimo, fra un istante vedremo, ecco qua, grazie a Karim, sì, sabato alle 17.30 Pomezia Teatina Chieti, è una squadra tosta. Adesso rivediamo le altre immagini, perché Chiara ci commenterà un'avversaria che insomma, già vi ha battute all'andata, però secondo me, ecco, intanto vediamo il sindaco con la famigliola, lo salutiamo anche, il vostro sindaco è il primo tifoso tra l'altro, Lorenzo Mucci. Allora, che partita sarà sul campo del Pomezia? Cioè, voi dovete rendervi conto che avete dei mezzi superiori a una classifica che secondo me è bugiarda. Sì, lo sappiamo, che la classifica non rende effettivamente il nostro valore. Pomezia è una squadra sicuramente molto esperta, che è quello forse che manca a noi. Hanno una buona linea di ricezione, hanno dei buoni attaccanti, soprattutto l'opposto, è molto alto, ha moltissimi colpi, ma anche come il centrale, C1, ha una bellissima fast, questo proprio per l'esperienza anche che ha. Però è una squadra completa la loro. Sono bravi anche in difesa, soprattutto il libero, insomma non ci posso trovare un difetto. Noi dovremmo dare il massimo, e come abbiamo fatto la partita di andata, sempre persa 3-1, abbiamo giocato alcuni momenti in cui non vedevano nemmeno loro la palla, e sicuramente ci fa capire il nostro valore. Dobbiamo cercare di dare il massimo, come ho detto prima. Senza ecco, dubbio. Parecchi primi piani che ti riguardano, Chiara, non so se stai seguendo le immagini, sì. Ecco, un altro. Ecco, tu hai detto una cosa giusta, non abbiamo fatto vedere durante un set una palla all'avversario. Cioè, tutto questo deve darvi una consapevolezza diversa di una squadra che non ha nulla a che vedere con la vostra classifica, che non vi rende merito. Secondo me avete delle grandi qualità. Certo, ha ragione Cristian quando dice che bisogna lavorare soprattutto in difesa, nella fase di copertura, come giustamente chiedeva Giuseppe al tuo mister. Talvolta sì. Vi imbambolate, cadono dei palloni che prenderebbe chiunque, anche Mauro Candeloro, che sapete benissimo chi è, questo per prenderlo un po' in giro, ma insomma per farvi capire che potreste fare molto meglio. Tu hai citato un termine tecnico, fast, precedentemente a proposito di una avversaria. Intanto ho visto inquadrato uno dei due arbitri, voglio approfittare anche perché di solito uno se la prende con gli arbitri, sicuramente positiva la direzione arbitrale di Federica Tosti di Castellalto e di Simone Montili di Pineto, tutti e due diciamo dell'area teramana, e quindi ci tenevo a sottolinearlo, abbiamo visto un primo piano di Federica. Per quanto riguarda dunque le fast, stavo dicendo che sei andata benissimo, ti trovi evidentemente bene, come dicevi prima, con la Curru, intanto hai fatto 47% in attacco con 8 su 17, non è poco, 11 punti complessivi che non sono pochi per una centrale, eccoti qua ancora in primo piano, ma la bellezza di 4 fast vincenti, forse non te ne sei neanche accorta, è di 3/5 muri vincenti, perché ho letto 3 nello scout ma io non ne ho portati 5 vincenti,
adesso i conti non sono nelle tue tasche quali sono, però sono comunque dati confortanti e positivi sul piano personale. Stai crescendo ulteriormente? Siamo contenti, cioè all'inizio dell'anno, come ho detto prima, con Romina non ho ancora trovato bene l'equilibrio. Ora magari una palla un po' più alta, un po' più morbida, mi aiuta anche per l'altezza di salto, possiamo dire, a sfruttare le mie leve, ecco, e quindi abbiamo trovato una palla molto più morbida e che mi aiuta appunto a far punto. A muro stiamo migliorando, penso, anche con Elena, un'altra collega di polo. Sì. Sì, a muro stiamo andando bene, anche appunto se non facciamo sempre punto cerchiamo di smorzare il più possibile per aiutare la difesa e sta andando bene, diciamo. Su queste immagini, Ricci, che è stata citata, 6 punti con 50% in attacco, cioè 5 su 10, esattamente la metà del totale, è un muro vincente. Martina Gorgoni è andata bene, 12 punti con un muro vincente. Alessia Corradetti è una giocatrice importantissima, non dimentichiamo che è mancata a lungo, anche questo vi ha danneggiato, ben 18 punti con 3 muri punto anche lei. Stafoggia Alice 13 punti, ha fatto meglio una precedente partita, ma comunque sta attraversando un buon momento. Tra l'altro molte di voi hanno parecchi acciacchi fisici, non cito chi, ma io lo so che state inguaiate. La Curru 7 punti per una palleggiatrice non è male, con 2 ace, un muro vincente e 4 su 9 in attacco, pari al 44%. Emma Falcone 41-35, il vostro libero. 9 muri complessivi contro 12 però del Civitavecchia, che ha avuto nella De Arcangelis, bravissima, 15 punti. Ti ricordi la numero 4, se ricordo bene? 79%, sì, me la ricordo bene. 79% in attacco, cioè 11 su 14. Poi la Grossi con 14 punti e ben 4 muri vincenti, per un totale dunque di 12 muri punto. Battute errate 17 pari, ace 2 voi, 5 loro, muri sì, abbiamo i muri di Demore, abbiamo parlato, 43-24 in ricezione, 40-20 loro, siamo lì, 37% in attacco, meglio voi e 30 loro. Ecco, l'attacco secondo me ha fatto la differenza. Voi siete una squadra che sa attaccare, ne rendete conto? E questa è la vostra forza? Sì, probabilmente proprio la nostra chiave, diciamo. Siamo bravi in attacco, molti di noi hanno diversi colpi. Alterniamo moltissimi pallonetti, anche se magari la palla non è perfetta, per non fare errore diretto cerchiamo di aggiustare il più possibile la palla e non dobbiamo avere fretta, ecco. Forse è un mio difetto, ma anche come altri miei compagni siamo un po' troppo frettolosi alcune volte, ci facciamo invogliare da voler far punto e quindi facciamo degli errori gratuiti, ecco. Però penso sia un po' per l'esperienza anche. Vi fate ingolosire, come si dice. Sì, esatto. E poi vi manca, sì, proprio l'esperienza, anche perché siete molto giovani e questo va sottolineato. Tra l'altro stavo pensando che tu hai a che fare con la tua città, Mestre Venezia, dove i colori sono sempre nero-verdi, c'è anche l'arancio, sì. È vero, perché sì. L'arancio era il colore della Mestrina, tanti anni fa, tu non lo puoi ricordare, io sì, però c'è anche il nero-verde di mezzo, quindi nero-verde ti sei ritrovata. Come ti trovi a proposito nella piccolissima realtà di Nocciano, che sarà sicuramente ospitale, è ben diversa, l'altra settimana ha avuto la Corradetti Roma, naturalmente Roma e Nocciano, c'è qualche piccola differenza, ma anche Venezia Mestre, l'area tua. Sì, ci troviamo bene, è un ambiente molto tranquillo, come tu molto ospitale, ci hanno accolte subito tutti molto bene, quindi ci troviamo bene. Molto rilassante. Allora, tornando alla partita di cui vediamo ancora qualche scorcio, poi ti dovrò lasciare per strada perché anche tu sei impegnata, dopo aver fatto così con Tommaso Fabi dell'Ortona e del Pineto Matteo Bertoli. Dunque, nella partita contro Civitavecchia voi avete cominciato benino, perché 8-5, 10-6, dopodiché ti ricordi quel blackout totale con 3 muri consecutivi loro? Avete subito 0-6 e sì. Poi però vi siete ripresi, siete bravissime perché questa volta avete tenuto duro, non vi siete lasciate mortificare da questa rimonta e avete sorpassato l'avversario fino a chiudere 25-19. Però va detto anche che questi momenti che sono ripetuti vanno elusi, evitati, l'ho detto anche alle tue compagne, certo non è facile, è facile a dirlo ma non è così, poi succede a qualsiasi livello, però a voi capita molto spesso. Fa rima con biesso molto spesso. Non riesco a dare una risposta. Hai ragione. A volte capitano dei momenti in cui nemmeno noi ci rendiamo conto di quello che stiamo facendo, perché anche moltissime coperture abbiamo visto con Christian che
Cioè, veramente sono caduti i palloni davanti agli occhi, non abbiamo fatto nulla. E non riusciamo a capire il motivo proprio. Non... A volte siamo un po' in disordine in campo, ma non è nemmeno quello, secondo me. È proprio forse la nostra attitudine. Non saprei trovare una soluzione. Sì, tra l'altro hai detto una cosa giusta. Io ho visto anche qualche volta, sei andata a muro, perché quello è il tuo dovere, e con la palla che vi ricadeva alle spalle, a te e l'ala, oppure a te la palleggiatrice, ed era diciamo una conclusione prevedibile. Loro vi hanno imbottito, tra virgolette, di pallonetti, l'hanno fatto spesso e volentieri, perché hanno capito a un certo punto che così riuscivano a passare con più facilità. Fino a quando tu passi e non fai punto va bene, ma poi ci fai anche punto e questo no. Talvolta si capisce che non può l'avversario schiacciare, deve per forza fare il pallonetto, allora quell'attimo bisogna tempestivamente tirarsi indietro, oppure chi sta alle spalle magari di chi va al muro, a fare un passo in avanti e prevedere il pallonetto nella zona di conflitto. Ecco, questo vi manca, spesso e volentieri l'ho notato. Sì, appunto, secondo me è per l'esperienza, non voglio trovare come scusante l'esperienza, però la maggior parte delle volte penso sia per quello. Poi la lettura del gioco, Emma è molto veloce, per dire, è libero. Molte volte riconosce il braccio, tutto, noi magari siamo ancora un po' inesperte, dobbiamo impararlo col tempo forse, non lo so. Anche nella seconda frazione eravate in vantaggio con un più 3, più 4 e poi avete vinto 25-23, va bene, mentre nella terza frazione invece avete ceduto lo scettro, però erano loro in vantaggio anche ai vantaggi, un bisticcio di parole, 25-24, 26-25, poi l'avete agguantato 2-3 volte il tutto, però avete perso poi a 26. Ho temuto per la quarta frazione, soprattutto quando si è ripetuta la cosa del primo set, cioè da 10 a 7 siete passati a 10 a 12 con un parziale di 0-5, però anche questa volta siete state brave a rimontare e poi dare il distacco giusto, fino al 23-19, un tuo bellissimo punto, se non ricordo se era una fast o un attacco, poi punto di Martina Gorgoni, 24-19, poi avete chiuso 25-20 con quella palla fuori che abbiamo rivisto e festeggiato insieme con le immagini. Allora, per chiudere, perché poi devo lasciarti, ascoltami Chiara, voi avete questo potenziale inespresso ancora, secondo me. Queste due vittorie consecutive, certo contro avversari abbordabili, ma questo non vuol dire che stessero facendo solo le controfigure. L'avversaria c'era e ha giocato e come, soprattutto Civitavecchia. Non era una partita facile, perché se aveste perso quella, addio speranze. La classifica vi punisce tantissimo e oltretutto vi mette in imbarazzo, perché è chiaro che recuperare diversi punti non sarà facile. Però voi dovete lottare così come sapete fare nei momenti migliori di una squadra che ha tante qualità tecniche, oltre ai centimetri, perché non siete piccoline, quindi è una squadra che può fare sicuramente bene fino in fondo. Dovete crederci, e questo è un augurio, una speranza, è un'invocazione e soprattutto uno stimolo. Voglio che tu lanci il messaggio finale non solo a me, ma anche ai tifosi che vi stanno seguendo con affetto e soprattutto alle tue compagne. Che ce la metteremo tutta ogni partita, cercheremo di fare più punti possibile e lasciare Nocciano in B1, appunto, proprio per orgoglio personale, presumo, anche una battaglia proprio per ognuna di noi, che abbiamo voluto restare qui e ci crediamo fino in fondo tutte. Sì, anche perché quando si fa gruppo si arriva lontano, questo vale in ogni sport e voi state crescendo anche sotto questo aspetto. Spero che si continui così fino in fondo. Fare un colpaccio magari sul campo del Pomezia significherebbe, come si dice, cambiarvi la vita. Sei d'accordo con me? D'accordissimo. Bene Chiara, io ti ringrazio, è stata gentilissima e in bocca al lupo a te e a tutte le tue compagne, perché la Teatina merita un posto diverso in classifica. Adesso noi ti saluto, ti ringrazio ancora. Grazie. E ti lascio libera. Adesso andiamo alla B2 femminile, dove c'è il quadro dei risultati alla 17ª giornata con la Cetas Montesilvano, di cui vedremo alcune immagini fra qualche istante. Ha battuto la Dannunziana per 3-0, a 26, a 20, a 25, partita combattutissima nonostante le apparenze per il risultato tondo finale. Trani Gada Pescara 3, un incredibile, davvero incredibile, starà pensando Bruno Mazzuccato la stessa cosa, 3-2, 16-25, 21-25, pensate che si stava vincendo anche il terzo set, 25-24, si è perso 27-25 e poi si è scialacquato tutto il potenziale successo
successo anche nel quarto set 25-23 e 15-10 nell'ultima frazione. Gli altri risultati: la capolista Teramo vince in rimonta per 3-2 sul campo tutt'altro che semplice di Bari, 18-25, 25-22, 25-15, e poi la rimonta finale 25-27 e 9-15, caricatissime dalla solita Marcela Corzo, bravissima l'allenatrice. Potenza Picena, Fasano 1-3, Bisceglie Pagliare 3-1, riposato il Corridonia. Vediamo la classifica: Teramo 30 punti, Fasano 26, Corridonia 25, Bari 21, Trani 16, Cetias Montesilvano e Potenza Picena 13, Gata Pescara 3, 11 punti, Pagliare 9, Bisceglie 7, D'Annunziana 6. Adesso vediamo insieme qualche immagine della partita del derby tra la formazione del Cetias e della D'Annunziana con telecamera fissa, eccole qua. Su queste immagini vi do anche qualche dato a proposito del Teramo, che ha vinto 3-2 con la Montillo, la Barese Montillo, ben 23 punti del Bari. Del Teramo, Ragnoni un punto, di Diego Celeste 3, 62-21 le cifre del Libero La Brecciosa, Di Marco 7, Di Paolo Alessandra 24 punti, la capitana, Vivienne Di Diego 11 punti, 8 punti la Mazzagatti e 13 la Di Carlo. Per quanto riguarda, sempre sulle immagini del derby, proprio del derby, 4 note, la Ferretti 4 punti, la Cetes Montesilvano con un ace e un muro vincente, 3 muri vincenti su 12 complessivi del nuovo arrivo Laura Delli Quadri, Di Ruscio Martina 15 punti con un ace, Moccia 9 punti con un ace, 4 punti per la Raspa, altro arrivo degli ultimi tempi, Falone 7 punti con 2 muri vincenti, 83 e 70 le bulgare percentuali della Bratti, del Libero, bravissima, 8 battute errate della Cetias, 3 e 6 muri vincenti, 75 e 56, ottima ricezione alla squadra di Iachini. Sul fronte della D'Annunziana, dove è esordito Figarra, che è il nuovo allenatore, che ha sostituito Simone Di Tommaso, impegnato nel beach volley, a seguire naturalmente Nicolai, quindi complimenti al buon Simone. Dunque la D'Annunziana 4 battute errate complessive, 2 essi, 10 muri vincenti, 72-41 in ricezione, la Orlando 12 punti con un muro vincente, 2 muri vincenti su 5 punti complessivi di Gaia Merlini, la Castaldi Libero 164, anche qui ottime cifre, Di Norcia 5 punti con 2 muri vincenti e un ace, l'Angeloni 6 punti con 79-50 in ricezione, un muro vincente, Pasquini 10 punti con 2 muri vincenti, 1 punto per la Marcucci, 4 punti per la Ferrini con un ace e un muro vincente. Su queste immagini chiudiamo con la B2, con il ricordarvi che ci sono ancora dei recuperi. Gada Pescara 3 recupererà giovedì 3 marzo contro la D'Annunziana, quindi D'Annunziana Gada alle ore 20, sempre alle ore 20 mercoledì 9 marzo Gada affronterà in trasferta il Corridonia. Per quanto riguarda il Teramo, ospiterà il Fasano mercoledì 16 marzo alle 17.30 al Palacquaviva come gara di recupero, altro recupero della Cetias Montesilvano che ospiterà il Potenza Picena mercoledì 2 marzo alle ore 21. Questo è quanto per quello che riguarda i recuperi. Le prossime gare delle squadre di serie B2, vediamole insieme, il quadro con sabato 26 febbraio si giocherà Gada Pescara 3 contro Cetias Montesilvano al Pala Orfento alle ore 17, mentre, quindi un altro derby, mentre ad Annunziano ospiterà il Potenza Picena al Pala Elettra sempre sabato 26 febbraio alle ore 18, e alle 18.30 il Teramo al Pala Acquaviva ospiterà il Bisceglie sabato 26 di febbraio. Chiudiamo con il quadro dei risultati di Serie C maschile, abbiamo anche un servizio realizzato a Gianfranco Dirizio, che ringrazio in anticipo per telecronaca e interviste. Ringrazio particolarmente gli ottimi Carlo e Fabio Di Blasio per la parte tecnica. Allora, questo è il quadro dei risultati della 14ª giornata: Lione Avezzano, Montorio rinviata, Teramo Gada Pescara 3 0-3, 0-3 anche tra Secortona e Termoli, questa è la gara che abbiamo seguito. Cetias Montesilvano Teate 3-0, ha riposato il Torino nell'Aquila. Cetias Montesilvano conduce con 24 punti, Montorio Gada Pescara 3 e Termoli 21 punti, Sieco 9 punti, Teate 8, Torrione 5, Teramo 2, Leone Avezzano 0, 3 gare da recuperare per la squadra di Avezzano, una gara a testa per Montorio, Secortona, Teramo e Torrione, tutte da recuperare. Per quanto riguarda la C femminile, 11ª giornata, Pratola Chieti 3-0, 3-1 tra Arabona e Montorio, 2-3 tra Torricella Sicura e Campobasso, Penne e Locovolle 0-3, Cossaquila e Junior Ortona 3-2, Cepagatti San Buceto 3-0, Torrione L'Aquila Giulianova 3-1, Cepagatti conduce con 27
27 punti, Junior Ortona 25, Campobasso 24, Arabona 23, San Buceto 21, Torrione 17, Giulianova e Pratola 16, Loco Volley 14 punti, Cus L'Aquila 13, Torricella Sicura 10 punti, Montorio 9, Penne un punto, Chieti 0, ma è penalizzato di 3 punti. Una gara in meno per Arabona, San Buceto, Giulianova, Cussaquila, Torricella Sicura e Chieti. Via adesso al servizio tra Siego Ortona, Termoli finito 0-3. Siego Servizio Ortona, pallavolo Termoli che si è conclusa con la vittoria della squadra ospite per 3-0 con parziali abbastanza evidenti che hanno evidenziato ovviamente la differenza dei valori in campo. Anche la classifica parla a favore della squadra ospite che ha appena vinto l'incontro, che ovviamente avrà degli obiettivi sicuramente differenti da quelli ortonesi. Ah sì, perché l'Ortona comunque è una squadra giovanile che punta a far migliorare i ragazzi. Noi puntiamo ai playoff solo perché vogliamo salvarci senza il rischio di fare i playout. Siamo partiti un po' rimaneggiati quest'anno, mi mancano un paio di elementi che hanno il Covid. E quindi comunque sono contento del 3-0 perché erano 40 giorni che non giocavamo. È stata una partita che vi ha visto soccombere, comunque penso che le differenze in campo già si sapevano. Allora, sì, noi siamo una squadra giovane, già l'anno scorso hanno fatto un campionato sempre delle Serie C, hanno fatto un ottimo campionato entrando diciamo nei playoff. Quest'anno è lo stesso obiettivo, cercando un attimino di crescere, quindi a livello tecnico e a livello anche fisico. Quindi l'obiettivo di questa sera era metterli in difficoltà, poi ci siamo riusciti, nel senso che comunque c'è bisogno molto di continuità, cosa che ci è mancato. A Sprazzi facciamo anche del bel gioco. Però dopo ecco, facciamo degli errori banali che dobbiamo evitare e quindi allenare anche questo a livello proprio mentale. Quindi penso che questo campionato sia più che altro un allenamento valido per il campionato vero che i tuoi ragazzi disputano, cioè quello di categoria. Sì, sì, l'Under 17. Noi è lo stesso gruppo sia di allenamento che di partita, però ecco, lo facciamo soprattutto per, come ho detto prima, per far sì che questi ragazzi poi quando incontrano i pari età hanno un po' di esperienza in più e quindi cominciano a giocare un po' più ad alto livello. Sta andando molto bene perché sono sicuro che anche quest'anno centreremo l'obiettivo che del campionato di Serie C, che è quello di entrare a fare i playoff. Ecco, sta settimana rinizia il campionato Under 17 e Under 19, per cui i ragazzi faranno 3 partite alla settimana perché siamo stati fermi 50 giorni e l'obiettivo principale chiaramente di questo gruppo è l'Under 17. Negli altri due campionati la crescita tecnica è chiaramente fisica e psicologica soprattutto. Dalla settimana prossima in poi riprenderemo sempre mercoledì alle 21 fino alla fine dei vari campionati. Ringrazio Karim Finotti, Maurizio Dagui e Claudio Di Giacomo per la parte tecnica. A tutti buonanotte. Questo programma è stato offerto da Abba Luxury Estate.